Nell'ecoparco di via Masciangelo a Lanciano, nel quartiere Santa Rita, sorgerà un attrezzatissimo parco giochi con annessa isola ecologica, grazie ad un progetto della Ecolan che riqualificherà l'area verde adiacente, che vedrà al suo interno una serie di servizi, fra cui un'area fitness, un'area postazione e ricarica bici, distributori di sapone liquido, acqua filtrata, postazione per il conferimento di bottiglie in plastica ed un parco giochi per disabili. Il progetto, realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Lanciano, costerà alla Ecolan 90.000 euro. Il presidente della Ecologica Lanciano, Massimo Ranieri, nell'occasione ha ricordato anche gli altri progetti che la società sta portando avanti in altri comuni della provincia di Chieti. Presidente, quello che presentate oggi in via Masciangelo a Lanciano è un po' il fiore all'occhiello di tanti progetti che la Ecolan sta portando avanti in questi ultimi mesi, non solo a Lanciano ma anche in altri comuni della provincia. Sì, questo è un luogo di aggregazione di pubblica utilità. Perché qui ci sarà un'area appunto dedicata per esempio ai bambini, con un parco gioco anche per i diversamente abili, un'area di sgambamento, un'area fitness qui dietro proprio alle mie spalle e una serie di panchine con tutto un sistema di wifi gratuito e di ricarica di bici e telefonini. E poi ci saranno due strutture, una dedicata al conferimento delle plastiche. Con un sistema di punti l'utente può poi recuperare questo, può ricavare da questo conferimento acqua e sapone. L'altra struttura sarà dedicata a 300 utenze che risiedono in zona, ancora da definire il numero di utenze e le utenze stesse le sta individuando l'amministrazione comunale, che verranno a conferire tramite delle buste col QR code direttamente qui. Quindi quei condomini non avranno più il kit condominiale, verranno a conferire qui tramite queste buste, ci sarà una tracciabilità e sperimenteremo quello che viene chiamato la tariffazione puntuale. Qual è stato il costo di questo progetto? Il progetto vale 90.000 euro circa, l'amministrazione comunale ci ha dato la disponibilità di quest'area e Ecolan ha messo la quota relativa, e devo ringraziare anche EcoControl, che è il privato che sta realizzando queste strutture, che ha collaborato anche finanziariamente a questo progetto. Stamattina lei, Presidente, tra l'altro in questa occasione ha anche approfittato per ricordare gli altri progetti, le altre iniziative che state portando avanti ad Ortona, a Guardia Grele, ma anche in altri centri della provincia di Chieti. Sì, qualche giorno fa abbiamo inaugurato l'ampliamento del centro di raccolta Guardia Grele, abbiamo sottoscritto con altri comuni una convenzione per realizzare altri centri di raccolta, in particolare a Tollo, San Vito, Lama dei Peligni, Atessa, Orsogna, probabilmente dimenticherò qualcuno, perché riteniamo insieme alle amministrazioni comunali che i centri di raccolta siano indispensabili per una corretta gestione dei rifiuti. Altri progetti riguardano un progetto a Ortona, al porto, un progetto definito chiamato Mare Pulito, finanziato dalla Regione, che vede coinvolti, oltre a Ecolan come capofila, abbiamo costituito un'associazione temporanea di scopo, anche il comune di Ortona, Flag Costa dei Trabocchi, una serie di armatori pescatori per intenderci e il WWF. E sostanzialmente questo progetto prevede la pulizia del mare, nel senso che i pescatori, oltre al pesce, nelle reti molto spesso riportano anche rifiuti, e molto spesso questi rifiuti vengono poi rigettati a mare. L'idea, anzi il progetto che è stato finanziato, prevede la realizzazione di tre strutture per il corretto conferimento di questi rifiuti, in particolare un trituratore per il recupero del polistirolo, perché l'altro problema grosso sono le cassette del pesce, che spesso, insomma, anche per la leggerezza del materiale, le ritroviamo sparsi sul porto e non solo sul porto. Presidente, per chiudere, gli obiettivi, i propositi della Ecolan per il futuro, state già pensando a qualche altra iniziativa? Ma di iniziative e di progetti ne sono tanti. Uno fra tutti è il progetto LIFE, che siamo stati chiamati come partner sia da ARAP sulla questione siti contaminati bonifiche,
L'altro progetto LIFE insieme ai comuni di questo territorio, quindi comune di Lanciano, Rocca San Giovanni, San Vito, Treglio, Castelfrentano, tutti quelli che risiedono, diciamo, all'interno del bacino e anche Fossa Cesa, del bacino del Feltrino, quindi sono progetti che mirano, diciamo, alla tutela del territorio, ad evitare gli abbandoni, quindi anche i centri di raccolta che abbiamo sottoscritto come nelle convenzioni servono proprio a mitigare, a ridurre o direi anche ad eliminare questa grossa piaga che è l'abbandono di rifiuto. Altri progetti, è un progetto già finanziato tra l'altro e già autorizzato, è l'impianto della Forsu, l'organico, che vedrà la luce spero al massimo fra un anno e mezzo. Abbiamo tutte le autorizzazioni, stiamo aspettando, diciamo, gli ultimi dati per poter andare a gara. Alla presentazione dell'iniziativa anche Assunta Iocco, componente uscente del CDA della Ecolan ed il neocomponente del Consiglio di Amministrazione Antonio Scutti. Questo è uno dei tanti interventi che la Ecolan propone sul territorio. In questi 3 anni sono state portate avanti tante iniziative, dal centro di raccolta per i singoli comuni a progetti sicuramente più importanti che riguardano tutto il territorio, come l'impianto Forsu. È una società sicuramente dinamica che investe molto sul territorio e sul servizio per la comunità della provincia di Chieti. Siamo con Antonio Scutti, questa è una delle sue prime uscite da componente della Ecolan, un incarico di grande prestigio per lei. Sì, ringrazio tutti, sono anche un po' emozionato, è un grande incarico, cercherò di mettere tutto la mia esperienza, il mio impegno da geologo, come geologo nel cambio ambientale, in tutto, e cercherò di fare del mio meglio con al fianco dei colleghi e di tutto lo staff. Ricordiamo che la Ecolan ha portato e porta avanti progetti non solo nella città di Lanciano ma anche in altri comuni della provincia di Chieti. Sì, la Ecolan, diciamo, oltre a Lanciano, in tutti i comuni porta avanti i progetti, anche come ha riferito il Presidente, è molto importante quel progetto della raccolta dei rifiuti in mare con il Comune di Ortona. Raccogliere, sappiamo che il mare è una fonte di vita, però molti abbandonano, ci sono molti rifiuti in mare. Con questo progetto sarà molto importante per riuscire a riqualificare anche la costa dei Trabocchi, cioè cercare di raccogliere tutti quei materiali buttati come plastiche, bottiglie e altro che abbandonano in mare. E sarà importante questo progetto, infatti con collaborazione con pescatori, con altre associazioni, col comune. Box.